cari amici, questo non è il sole a mezzanotte, bensì è il sole alle 3:30 di pomeriggio. Siamo nel pieno dell'autunno. Bellissimo ottobrata romana. E devo dire francamente che questa ottobrata mi piace molto. L'unica cosa che mi dispiace è che sono reddice da un sei un po' acciaccato come si dice a Roma, sono acciaccato. Mentre ha telefonato uno dei miei figli dal Circeo, dice fanno i bagni, fanno tutto. A proposito, quando ci andiamo? In settimana, se rimane un tempo accettabile e io mi sento leggermente meglio. Allora, parti tu e poi dopo vado avanti io. Ci sono molte cose da dire che riguardano prevalentemente quello che noi abitualmente diciamo relativamente alla rassegna stampa. Tu hai qualcosa da dire? Sì, volevo solo accennare a una... Faccio una breve prefazione su un argomento che andrà poi sviscerato e argomentato in una fase successiva. Eviscerato in un video successivo che faremo molto più... articolato di sì. Quello che si può fare così a braccio adesso. Si tratta della presunzione di futura legge per l'annullamento del contante che da quello che emerge dalla proposta di legge è una cagata colossale. Dico soltanto, di questo ne abbiamo parlato già anche su una querela che abbiamo fatto all'epoca quando si cominciò a parlare di questo argomento attorno al 2012-2013, quando appunto si incominciava appunto già a proporre l'eventualità di questa legge castrante per le libertà sociali e individuali del cittadino. Per cui vi dico soltanto una cosa, che come se l'erogazione avviene solo per via elettronica, se fallisce il Monte dei Paschi di Siena e la sua contabilità va a puttane, voi che avete il conto in formato elettronico soltanto presso la banca del Monte dei Paschi di Siena, siete inculati, non potete più avere adito a quella vostra conto, quel vostro conto e quella vostra attività, questo vostro credito bancario, perché comunque è come si dice quando viene la Guardia di Finanza e fallisci, viene ti sequestrano. Sequestrato, bravo. Viene sequestrato il vostro conto insieme a tutti gli altri conti e forse può darsi che dopo una decina d'anni ve li possano restituire parzialmente. Vedete quello che sta succedendo. Vedete quello che è successo con Banca Etruria, no? Era per altre cose, ma la situazione è analoga. Che voi comprate azioni o comprate fiduciari o comprate buoni o comprate credito, non cambia assolutamente niente. Se voi avete un castelletto di sconto bancario dove voi avete 20.000 euro di sconto, vi mettete le cambiali a scontare in quel conto e in cassetta di sicurezza e la banca vi anticipa i soldi, quei soldi che voi avete su quel conto di sconto cambiario, quel castelletto, va a puttane. Voi avete perso tutto quello che c'era lì, tranne se eventualmente alla fine del fallimento bancario rimangono dei crediti, il che è praticamente impossibile, allora a quel punto forse vi restituiscono una percentuale minimale di quello che era il vostro. Quindi avere un conto semplicemente fiduciario di elettronico numerario è come fare un azzardo nel vuoto, un salto nel vuoto. Dici, io faccio un precipizio di 1000 metri, ma vado a finire, perché siccome sono bravo vado a finire sulla gomma piuma alta 100 metri, vado a finire dentro la gomma piuma e poi rimbalzo. Manco per niente. È un'illusione, non vi fate irretire da questa banda di delinquenti. Facciamo un esempio banalissimo. I multilevel. C'è stato un momento in cui, essendoci... molti soldi liquidi in giro, nacquero tutti questi multilevel relativamente
ai soldi, no? Per cui chi aveva investito in uno di questi multilevel per poter recuperare e eventualmente guadagnare... Dovevi vendere? No, vendere. Cercava degli altri clienti. Dovevi rivendere a dei clienti. Si chiama multilevel. Sì. Quando poi il tutto, il castello, è caduto nel vuoto, perché il patron, cioè quello che se l'è reinventato, se li è fregati e li ha nascosti in India, in Cina, nel Mato Grosso, dove adesso il Papa vorrà andare a recuperare certi soldi nascosti lì, capito? Nel Mato Grosso, le conosciamo queste cose, no? A quel punto te l'avevi preso in saccoccia e finiva tutto. Si salvò soltanto una... E lo ricordo molto bene, perché io avevo investito sperimentalmente per sperimentazione, certo. Che me l'ha restituito poi. Era questo qui, era un tale che obiettivamente investiva sul mattone ma in Svizzera. Quando l'hanno fregato, perché lui pensava di avvicinarsi dietro un po' di meno al Corriere della Sera, per con quei soldi che aveva a disposizione, voleva acquistare il Corriere della Sera, l'hanno martellato e quel che si chiama Europrogram, ancora me lo ricordo. Lo ricordo bene. L'hanno martellato, per fortuna che i soldi c'erano, per fortuna che quello era uno dei pochi. Era uno veramente che ce l'aveva i soldi. Sì, era un ingegnere e l'aveva investito sul mattone in Svizzera, quindi capito? Oh, si è salvato. E io mi sono salvato indirettamente, perché dopo rateizzando ho ripreso quei pochi soldi che sperimentalmente gli avevo dato. Questo per dirvi come stanno le cose. Laddove invece, e lo ripeto per l'ennesima volta, se tu paghi con una cambiale, il discorso è un'altra cosa, perché lì c'è la tua firma, capito? È chiaro? Ecco. Quindi quegli stessi stronzi che si fanno irretire dai multilevel, poi in bel momento sono spaventati quando uno gli dice paga con la cambiale, ah no, perché, per come, capito? Questi sono i fatti intrinseci nella, come dire, nella interruzione della comunità e della comunicazione nell'ambito della collettività italiana. È un branco di testa di cazzo che alla fine sono vittime delle proprie paure. Sì, delle proprie paure soprattutto, e dei contrasti familiari intrinseci a questa ignoranza. Prosegui. Sì, no, volevo fare una diciamo, stavo evincendo questi casi particolari per far capire alla gente che la costrizione del annullamento del contante porta a degli effetti veramente perversi, veramente pessimi, veramente inumani. Perché? Perché senza darlo a vedere, perché i colletti bianchi ovviamente agiscono con molta mellifluità, no? Sì. E quindi non ti rendi conto sull'immediato che ti stanno infilando un tronco in culo. E quindi, per esempio, avere la contabilità elettronica e basta, può addirittura ricadere che nella fattispecie che non, la banca potrebbe anche non fallire, ma fallisce il produttore del software di gestione della contabilità elettronica delle banche. Il quale software risiede dove? In un paese fiscale, paradiso, nei mari del Pacifico del Sud, e voi vi attaccate riccamente a sta ceppa, come si dice a Roma, perché quello potrebbe decidere di chiudere la sua attività di gestione del management della contabilità di far annullare il software, oppure mettere sotto sequestro il software la stessa Guardia di Finanza, per cui il software non funziona più e voi vi ritrovate con il vostro malloppo bloccato in banca che non può essere gestito da chiunque. Che non è più malloppo, perché è semplicemente una segnalazione grafica. Esatto, e quindi, quando va bene. E quindi poi riesce anche difficile capire di chi è la proprietà a quel punto, se è del gestore del software, della banca o vostro.
questo per dire alcuni degli aspetti di quella canagliata che hanno intenzione di fare, una cosa oscena, quando viceversa, perché loro dicono, beh, ma così risparmiamo un cazzo, non è vero niente, perché? Perché loro dicono, a noi la gestione del denaro contante ci costa 8 milioni l'anno, 8 miliardi l'anno. Allora, intanto io mi sono andato a documentare, non c'è da nessuna parte la contabilità di questi 8 miliardi dove il cazzo scappa fuori. Primo. Ma l'ha detto Di Maio che è ispirato dal soffio del Papa, no? Il Papa soffia e lui parla. Vabbè, ma a prescindere da questo, a prescindere dal costo di gestione, andiamo a vedere davvero quanto costa la gestione di una banconota e la gestione di un conto. Di un conto personale in banca. Allora, per fare un esempio, la banconota da 10.000 lire fino al 2002, sempre su indagine della Banca d'Italia, faceva 14.300 passaggi di mano prima di andare distrutta al macero o di rientrare in banca e poi andare a distruggere al macero. Allora, per essere cambiata, ben inteso. Certo. Allora, 14.000 su 600 lire di produzione del costo della banconota fra colore, vernice, filigrana... meno, 600 lire. No, 600 lire. Mettendoci il trasporto, l'energia elettrica, tutti i cazzi che volete, 600 lire il costo di una banconota da 10 euro, da 10.000 lire. Quindi erano 600 lire di costo diviso 14.300, il che fa 0,000. 0,401, 1,0 davanti, virgola, 401, cioè niente, cioè significa un decimillesimo, anzi un centomillesimo, perché sono 4 zeri, relativamente all'utilizzazione, un centomillesimo rispetto ai 600 lire, cioè quindi 0,6 lire, 0,06 lire a passaggio. Viceversa, se voi andate a fare un pagamento attraverso la carta di credito o il bancomat o il POS, o con cazzo vi pare a voi, una transazione, tranne che non siano contratti particolari, tipo quello di BancoPosta, che se tu vai a prelevare a BancoPosta non ti fanno pagare niente, No, dicono loro, però paghi il conto, quindi paghi... Che non è poco. Ma diciamo, se tu vai a cambiare in un qualunque altro bancomat, o fai un bonifico anche da posta su posta, paghi un euro e mezzo, due esattamente. Euro. Esattamente. No? Più eventualmente, in alcuni casi, in molti casi, anche una percentuale che varia dall'1 al 4%. Quindi quella transazione, facciamo conto, di 10.000 lire ti è costata come minimo 3-4, 2 euro sicuro. 2 euro. Cioè significa su 10 euro, 2 euro per un solo passaggio, non per 14.300. Quindi non è vero niente, ma poi pure se costasse 8 miliardi di euro all'anno la gestione del denaro contante, ci sono 8 mila miliardi di denaro contante M1 circolante, effettivamente banconote circolanti o comunque assimilabili alle banconote. Per cui su 8 mila miliardi pago 8 miliardi, che significa? Su 8 mila miliardi, io pago 8 miliardi di costo di gestione. Un miliardesimo, un milionesimo. Un millesimo. Quindi che cazzo costa un millesimo? Più o meno quello che dicevo io dei 14.300. 10 volte di più, ma sempre un cazzo. Capito? Un cazzo. Lo ridico, un cazzo, così. Posto che il cazzo non valga niente. Ecco, per me vale moltissimo, comunque. Vabbè, nella vulgata, un cazzo. Significa niente. Allora, questo per dire che anche lì dicono delle verità tramutandole in peggiorative, tramutandole in calamità. In realtà 8 mila miliardi di costo è niente, è un costo sostenibilissimo, per cui se tu per esempio nell'arco dei 100 anni c'hai un costo di 800 miliardi su 8 mila miliardi, significa che c'hai il 10% di costo in 100 anni. In 100 anni, che è niente! Attenzione, chiariamo meglio questo concetto. Allora, nessuno nega il vantaggio che ci sia anche nel fare delle transazioni col bancomat. C'hai un tesserino, e questo tesserino ti permette di fare delle transazioni, diciamo così. Quindi
da quel punto di vista, relativamente ai costi di un acquisto con banconote cash, quello può rappresentare un vantaggio, e quello è il vantaggio che viene percepito. Vantaggio dell'utilizzo di immediato, che non c'hai i soldi appresso, che il negozio è chiuso. Percepito dal cittadino come vantaggio. Ma il resto no, quando diventa obbligatorio, o me lo fai gratis o io non te ce sto. È chiaro, no? No, ma anche facendolo gratis, tu mi limiti nella mia libertà decisionale, tu mi controlli le mie spese, tu mi vai a fare il pelo al bucio del culo, non esiste, non è legale. Certo. Anche perché il pagamento legale in Italia, finché non cambiano il regolamento bancario, il TUB del 353 del 1352 del 1993, è illegale. Il pagamento, come dice il codice civile, si fa in moneta circolante, cioè con moneta ersoldo vero, non che tu mi fai un assegno, mi fai un bonifico bancario, mi fai una cambiale. Tu una transazione vera, importante, che conta, tipo la vendita di casa, di un appartamento, di un terreno, di una villa, eccetera, quella me la fai in contanti. Oppure dilazionate, ma no, ma addirittura gli assegni circolari, se io voglio, io che vendo, non te li accetto, perché non fanno prova di pagamento, non entrano nel dettaglio, eccetera. E quindi, comunque, è tutto da vedere se quegli assegni poi li pagherà la banca o meno, fra l'altro, e se sono falsi, se sono veri, e quindi io posso tranquillamente di rifiutare il pagamento con assegni circolari. Qualcuno dirà, ma questo dice un sacco di cazzate, andate a vedere le sentenze della Corte Costituzionale, appunto, così vi rendete conto. Allora, per tornare al discorso della validità del pagamento elettronico, c'ha una sua, diciamo, propedeutica valenza, ma non la sua principale valenza. È chiaro, no? È chiaro. Quindi il denaro è quello in cui pago, poi in casi di situazioni particolari in cui per vari motivi non è possibile utilizzare il contante, io utilizzo un altro strumento che può essere l'assegno circolare, l'assegno bancario, la cambiale, il bono fruttifero, il conto corrente ordinario, il bonifico bancario, tutto quello che cazzo mi volete inventare, che vi siete inventati nell'arco dei mille anni. L'importante è che sia accettato. Ma quello che non può non essere accettato è il pagamento in contanti. In questo caso la divisa ufficiale della Repubblica Italiana, dello Stato Italiano, è l'euro, e quindi devo pagare in euro, salvo accordi diversi, io posso pure pagare in dollari, posso pagare in marchi, in franchi, in sterline. Attenzione, bisogna chiarire un'altra cosa. L'euro intanto vale in quanto ha un cambio ufficiale con la lira, anche, ricordiamocelo bene. Certo, oltretutto. È chiaro, non è un'imposizione. No, aspetta, è una convenzione internazionale che ha messo a confronto quello che era l'economia monetaria preesistente nei vari stati appartenenti al circuito dell'euro, e ha, diciamo, parificato il valore dell'euro alla singola moneta, alla singola valuta, valuta del luogo. È naturale. Non a tutte, come ci è stato raccontato, e hanno fatto un mix. Il marco tedesco è stato confrontato con l'euro, il franco francese con l'euro, e la sterlina con l'euro, e la lira italiana con l'euro, non con le altre. 1936,27. Quindi, l'euro io lo accetto in quanto c'è stata una convenzione, ma soprattutto perché è stato dichiarato a corso forzoso, perché se no neppure l'euro poteva avere questa finalità. Sì, perché ma il corso forzoso è stato preso in considerazione in quanto c'è una valutazione ufficiale. Certo, ma infatti è stato reso forzoso perché io avrei potuto pretendere ancora il pagamento con le lire. Esattamente, perché nessuno ci ha detto di abdicare alla lira. Tant'è vero che i referendum di ordine finanziario monetario e di trattati con l'estero non sono ammessi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che lo sapevano dall'inizio, che dovevano arrivare a un punto che prima o poi doveva emergere la vera essenza della Banca d'Italia e tutto il resto, è la conseguenza della perdita guerra del 1943. Dopo la nascita dell'euro a corso forzoso, io in un certo
supermercato, che non dico qui di Roma, ma vicino a Roma, pagava ancora in lire e quelli erano ben contenti di accettare, tanto poi che la cambiavano loro, chi se ne frega, ma tanto in cambio è lo stesso, basta il riferimento, basta il riferimento. Quando io dico che un metro è, che una cosa è lunga 10 metri, è perché c'è un riferimento preciso e se io voglio andare a verificare, vado all'istituto centrale che è a Parigi, mi pare, a Parigi. O vicino a Parigi. A Parigi. Dove, no, prima era a Parigi col metro in seno, eccetera. Adesso invece è una misurazione è elettronica. Una frazione astronomica. Esattamente. È una frazione della misura, sì, non so se della Terra Sole. Comunque sia, io posso perfettamente contestare, no? Da un sarto, uh-huh, il quale adopera quei bei metri di legno quadrati, cubici, come no? E lui mi misura con quelli, dico no, questo qui non è il metro, capito? E sono tenuto a dirlo. Allora dice, beh, andiamo insieme a verificare, no? E queste sono le cose, sono punti essenziali di cui noi dobbiamo sempre ricordarci. Quando questi signori fanno delle operazioni, sono tutte operazioni criminali, no, ma false. Soprattutto dettate da qualcuno che sta nell'ombra, non naturale. Da loro non hanno le competenze tecniche, le competenze scientifiche, le competenze intellettuali, certo, addirittura neuronali, certo, a fare un tipo di ragionamento come certo. Questi, perché questi discorsi qua, non so se li avete già sentiti da qualche parte, ma siamo molto rari, persone molto rare che fanno questi discorsi così, diciamo, argomentati, perché di quelli che fanno discorsi sulla moneta complementare o sulle monete alternative ne sentite anche decine in giro per il web, non sanno quello che dicono, cioè dicono a loro, fanno diventare una verità una loro aspirazione, no? Dice cazzo, certo. Ma mi servirebbero un po' di altri soldi da spendere, qualcuno che li accetta, e fanno diventare un teorema la loro aspettativa, e no cazzo, non è possibile, ci vogliono le documentazioni legislative, legali, dei trattati internazionali, dei codici internazionali. Intendiamoci, qui dobbiamo avere le idee molto chiare. Se io vado in un qualsiasi negozio e voglio comprare una cazzata e non ho i soldi e io gli dico guarda, al posto di quella cazzata ti regalo 10 conchiglie e quello me l'accetta, va benissimo lo stesso. È bene riuscire a capire. Io stamattina ho fatto due transazioni così. C'avevo il mio libro, quello che ho fatto vedere poco fa, esatto, su quell'altro video, e due persone che ci sono venute a trovare con l'occasione della loro venuta a Roma, della manifestazione che c'è stata ieri, Liberiamo l'Italia, una merita boiata che non so entrare nel mezzo, ma poi chiamiamolo boiato, sono tutte tentativi estemporanei. Sì, ma sono tentativi intenzionalmente indotti da, diciamo, per demotivare la gente vedendo, certo, il fallimento o lo pseudo o, certo, quasi fallimento della, certamente, manifestazione. Bravo, oh, certo. Ed è quella la funzione essenziale di questa gente qua. Anche se loro a volte non se ne rendono conto, come per la maggior parte degli idioti che hanno presenziato a quella manifestazione di ieri. Però a noi fa bene perché comunque abbiamo contattato... Come quelli che contattato, credono ai multilevel. Esatto. Abbiamo contattato delle persone, anche più tardi c'è un altro appuntamento, e nei prossimi giorni altri, i quali sono venuti in occasione di questa manifestazione e quindi adesso sentiranno anche le nostre campane e magari qualche idea in più poi l'avranno, perché quei signori che hanno fatto la manifestazione ieri hanno sprecato milioni di metri cubi di fiato, di aria di fiato, ma non hanno detto un cazzo in realtà. Andate a sentire le cose che hanno detto ieri rispetto a quello che stiamo dicendo noi oggi in due, senza molto aver preparato, perché non c'è bisogno che ci prepariamo, perché queste cose qua noi le sappiamo a menadito, come si diceva una volta, come le tasche dei nostri pantaloni, no? Sì. E quindi non c'è bisogno che argomentiamo più di tanto, perché al limite dovrebbe essere, come prima è successo da parte dell'amico che stava qua, ci ha fatto delle domande e noi gli abbiamo dato delle risposte. Gli amici della manifestazione di ieri non possono dare risposte perché neppure superficialmente conoscono l'argomento. Navigano nel vuoto. E quindi quando loro propongono qualcosa come qualcuno ha parlato di sovranità monetaria, che cazzo vuol dire sovranità monetaria? Ieri vi ho fatto vedere che la sovranità monetaria non è neanche necessaria, serve quella individuale che poi si traspone in quella collettiva.
perché avere una Banca d'Italia che è proprietà del Ministero del Tesoro e poi emette comunque ancora le emissioni dei bot a garanzia dell'economia, dell'emissione monetaria, emettono i bot che però creano il debito pubblico, perché la Banca d'Italia non riacquista i debiti dei bot. E allora è tutto un cazzo, non serve a niente. Quindi uno ha la sovranità monetaria ma non ha risolto nessun problema, anzi, semmai li aggrava, perché c'è una ripartizione del rischio che in questo caso qua non ci sarebbe. E quindi c'è il rischio pure che la Banca d'Italia prima o poi fallisce e le banche internazionali potrebbero richiederlo perché avrebbe un consequenzio temporis e anche ius, quindi è complicato, ma insomma legalmente potrebbero anche arrogarsi questo diritto. Quindi la disparità quindi fra gli 8 miliardi di costo che dicono loro che ci hanno per gestire, perché loro dicono dobbiamo mettere le guardie giurate, dobbiamo mettere i furgoni blindati che tutti li assalgono, perdiamo dei soldi, ci rubano i soldi mentre facciamo il trasferimento dei soldi, cioè tutto vero, ma tutto compreso negli 8 miliardi di euro che rispetto agli 8 mila miliardi di circolante in Italia non contano niente, un millesimo. E infatti, non a caso i nostri padri l'avevano scoperta questa cosa qua, avevano capito che la moneta da 10.000 lire faceva 14.300 passaggi di mano di media, vuol dire 0,00001, cioè niente, come niente, eppure questa cosa qua, ma meno, un po' meno di niente, perché quella è 14.000 e questa è 1.000, quindi costa 10 volte di più. Parliamo anche di questi ladri che... Ma meno male che ci sono! Vai. Ma che siamo nel Far West? Ma voi volete ancora che noi crediamo a queste cose? Voi credete che noi crediamo... Cioè, una volta, sai, c'era... La conoscevi? La filastrocca. Io credo che tu credevi che... No, a parte quello. Trotterelando col muretto, Jesse il bandito se ne va, senza pistola, ma col moschetto va all'assalto del vagone letto. Allora, Jesse James era autentico, perché vendicava il Sud. Jesse James, dici te? Jesse James, certo, era autentico. Certo. Assaliva i treni, che gli rompevano i coglioni con quel rumore bestiale, portava via i soldi a quelli che stavano lì, che andavano a conquistare il West a spese sue, e lui che aveva fatto parte dei sudisti, non gli andava bene, quindi lui era autentico, capito? Puro. Avete capito che cosa intendo dire? Non era un I briganti sono sempre puri. Oh. Era la stessa cosa dei briganti del Sud, che erano autentici, perché abbiamo parlato di Marco Sciarra qualche anno fa. Marco in un modo è stato il leader dei briganti. In un modo o nell'altro si sentivano giustificati. Ma non vi volete far credere... Non solo giustificati, ma addirittura supportati dalla popolazione. Allora, se non c'è l'accordo della popolazione, che cosa mi volete raccontare? Il brigante non lo fai. Il brigante. Neppure... Il partigiano, certo, poi, il certo, partigiano neanche fa. È naturale, ci sono. Beh, nel caso. Stai leggendo quel libro? Quale? Quello che ti ho dato. Quale? Sulla storia della guerra civile in Italia. No, sto leggendo il Codice Leonardo da Vinci. Vabbè, io ti ho dato quell'altro libro, che deve essere assolutamente. Sì. Perché la gente non sa niente. Allora, anche quel caso lì, nel caso. Ma tu dici quello di Costanzo Breve? Ma no. Qual è mai dato? Quello di Panza, di Giampaolo Panza. Panza, sì, scusa, non breve, Panza, sì. Allora, lì in quel caso la complicità della popolazione era acquisita tranquillamente, perché pigliavano e ammazzavano, capito? E lì lo si vede chiaramente, stavano tutti zitti, come qualcuno poi diceva qualcosa, arrivava il buon partigiano che li faceva fuori, violentava le donne, uccideva, faceva di tutto. Andatevelo a vedere e capirete qual è il sistema. Quindi quando voi... vi dicono che c'è stato un assalto alla tradotta,
Beh, quell'assalto, francamente, cari amici, non è autentico, ve lo dico io. Non è come lo raccontano loro. È autentico, è avvenuto, ma non è come lo raccontano loro. Bisogna vedere. Perché se la tradotta, parlo della tradotta, poi il trasporto, no? Se il trasporto è stato bloccato in una via laterale mentre si recava chissà dove, beh, francamente, in quella via laterale dove non c'era possibilità di vedere niente, io non credo, tant'è vero che molte volte è successo. Beh, come le Torri Gemelle, come gli attentati di Parigi, di Berlino, eccetera. Appunto. Dove se non trovano per caso la carta d'identità, del tutto casualmente abbandonata. Sul camioncino. Sì. C'è tutto, c'è la carta d'identità, c'è tutto. Mancano le armi, no, ci sono anche le armi. No, le analisi mediche pure. Sì, le analisi mediche, c'è tutto. C'è anche un elettrocardiogramma, vedere se per caso tale l'emozione che tu poi alla fine muori mentre stai cercando di uccidere. Appunto, va bene. Quindi ci capiamo. Io vorrei concludere delle tante cose, qui ci sono delle cose che sono veramente... Rivlin ha affidato... No, fai vedere, l'Osservatore? Annietta milanese? No, l'Osservatore romano. Ah, pensavo che era milanese. Il giornale della Chiesa, il giornale di Franceschiello. Rivlin ha affidato l'incarico... Sapevi che la Opus Dei nel 1985 più o meno ha costruito a New York la sede della confraternita americana del valore di 47 milioni di dollari dell'epoca? Ma voi tu pensi che sia una cosa strana? No. Tu pensi, no, sì, te l'ho detto così, tu pensi che l'Opus non sia in condizioni di fare moneta falsa? Di battere moneta falsa? No, moneta vera falsa. Falsa vera, o vera falsa. Sì, appunto. Mentre giustamente lo sguardo delle vittime, Papa Francesco incoraggia, state a sentire, l'impegno delle suore nella lotta alla tratta. L'impegno delle suore, mentre la tratta la fanno loro, le navi pirata, il Papa coinvolge le suore. Le suorine. Che... È una cosa veramente che va oltre i limiti dell'accettabilità. No, il bello è non frevalebunt, sì, sì. Che è un aforisma che non ci sta proprio bene qua. Sì. Si sono appropriati di un aforisma che competerebbe ad altri. Non frevalebunt è che cosa? Le forze del bene. Ah, certo. E poi, cari amici, già a tempo noi avevamo detto un'altra cosa importante relativamente... a una strana organizzazione. Ti ricordi quando andammo... Ripensare ai modelli economici. E come ma, no? Guarda, ripensare. Ma guarda, proprio loro che detengono il 90% del potere della finanziario ricchezza mondiale. Fatto di preghiere, ben inteso, preghiere. Sicuro. Solo preghiere e vendita di indulgenze, ma assieme ai ceri. Se ti danno un cero... Poi ci fai quello che vuoi. Soprattutto ci fai quello che vuoi. Con la spiegazione sulla tecnica da utilizzare per infilarteli nel culo. Capito? Oh, è morto Chirac, eh? Sì, lo so. È da quel posto. Allora, quest'altra, vedete, cari amici, è molto importante. Io ne ho già parlato. Ma tu racconta quella nostra esperienza comune quando quella volta andammo in quella sede a via Nomentana, dove lì c'era una sede provvisoria, peraltro, di questo organismo di alto livello culturale, altissimo. E morale. Eccolo qua. Allora, di le tue cose. Io non mi ricordo. Quando siamo andati? Siamo andati un giorno che eravamo andati per fare altre cose a Villa Torlonia, facevamo un salto
in una sede che era all'incrocio tra via Nomentana e via di Santa Costanza. Non dico qual era la sede e dove erano ospitati loro. Oh, sai che io non me lo ricordo. Ma non te lo ricordi, ne abbiamo parlato. E lo so, non me lo ricordo proprio. E vedemmo che c'era un gruppo. La via di Santa Costanza e la via di Santa Costanza, via Nomentana. Ma in basso o verso alto? Verso l'alto, proprio dalla parte a destra. All'incrocio con via Nomentana. Verso Piazza Bologna. Nella sede di un prestigioso istituto scolastico. Non me lo ricordo. Vabbè, siamo andati assieme. Mi ricordo che tu te lo ricordavi. Ricordi la storia dell'Inc Campus? Lo so per altri versi. Cioè, dilla. Per quello che ho letto, per documentazione che ho letto, ma non c'entra niente, io non vabbè, mi ricordo. Comunque sia. È uscito fuori questo discorso qui, cioè relativamente a un strano personaggio, il quale aveva anche... No, diciamo chi è. Vincenzo Scotti. Allora, dillo tu chi è. Allora, Vincenzo Scotti è uno che è stato condannato per aver manipolato l'assegnazione delle aste d'appalto per i bingo, i cosiddetti bingo, di cui lui poi è diventato proprietario in società con altri del più importante. Il secondo più importante ce l'ha Massimo D'Alema. Attenzione, bingo, non bigolo, eh? Bigolo, non bigolo. Allora, proseguiamo. Quindi questo signore è stato condannato in via definitiva, non so se in Cassazione o in appello, a 2 anni di carcere, che ovviamente non ha mai scontato manco un giorno. Nel contempo faceva anche altre cose, fra cui? Il fondatore dell'Inc Campus, dell'Università Inc Campus. E prima ancora faceva il ministro per varie legislature. Allora diciamolo. Quale ministro? Dell'economia. No. Non mi ricordo più. Figlio mio, certe appartenenze culturali si scontano con l'appartenenza a certi ministeri. Della giustizia? Assolutamente no. E che ne so? Non mi ricordo. Lui è stato sottosegretario agli interni. Ministro degli interni. E poi è stato ministro degli interni. Sì, interni. In un momento in cui, diciamolo agli amici, la mafia era... A contatto in diretto. Calo, la mafia era in calo e molto alta era la camorra. Sì. E quindi lui ha avuto questi incarichi perché in quel momento preminente a livello nazionale era la camorra. Senza poi essere considerato il fatto che è cocainomene dichiarato e è stato pure beccato con 30 grammi di cocaina, non so se l'hanno condannato pure lì o gliel'hanno bonificata, non lo so, passata in cavalleria. Comunque il personaggio è di questo tipo. Non a caso ha trovato il modo di creare una organizzazione, dicono universitaria, chiamata Inc Campus, e mi dispiace che tu non abbia notato, eravamo noi due, chi poteva essere? Non mi ricordo più, forse eri con Giuseppe, io non mi ricordo ma proprio. Ma Giuseppe che ci siamo andati a fare? No, io non mi ricordo di niente. Era nella sede, nella mia vecchia scuola, allora ti devo dire. Ma di sì, la tua vecchia scuola siamo andati anche con Giuseppe, a sentire la Meloni. Sì, quella volta, quando siamo andati a sentire la Meloni, non siamo passati prima attraverso un ufficetto che stava sopra. Dimostrato che buona parte dei personaggi di spicco dei 5 Stelle fanno parte di questa entourage che, come è scritto qui, è strettamente legato ad ambienti di spionaggio. No, non solo di spionaggio, ma addirittura di trafficanti di cocaina e di affari sporchi e di denaro riciclato che fa capo ai Cavalieri di Malta e a Malta. Non a caso anche l'Inc Campus ha una sede a Malta. No, è la sede, cioè, è Malta. Certo, la sede principale è Malta. L'Inc Campus è soltanto una proiezione nazionale italiana di una sede di una università con sede all'isola di Malta.
dove ovviamente gli interessi sono strettamente legati. Dove i presidenti della Repubblica Maltese notoriamente sono tutti uomini mafiosi. È naturale. Tutti. Come puoi pensare il contrario? A cominciare da quello importante, come si chiamava, mi ricordo mai, con nome italiano. Sì, hanno tutti i nomi italiani. Quelli mafiosi hanno tutti i nomi italiani. Come si chiamava, porca miseria? Non me lo ricordo. Che l'hanno, gli hanno dato pure la presidenza dell'ONU. Sì, 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 me lo ricordo. È stato presidente dell'ONU. E coi soldi della mafia? No, coi soldi della camorra. Non sbagliamo mai. Sono due cose completamente differenti. Una cosa la mafia e una cosa la camorra. È sempre meglio non confondere. Giusto? Insomma, questo è il concentrato della merda italiana. Questa gente qua dovrebbe stare in galera, ma adesso... Non a caso... L'Italia è stata condannata perché il carcere duro non si può fare. Sì, oltre non solo 26-27 anni quanto è il carcere duro, a vita, come si faceva una volta seriamente. Certamente. Perché tu sei un delinquente conclamato, oramai incurabile, non c'è recupero, perché la legge dice che bisogna recuperare. Che cazzo vuoi recuperare? Uno così che ha mille interessi che lo coinvolgono in mille affari, a livello familiare, a livello parentale, a livello di vincoli di ogni genere, e tu lo vuoi riconvertire. Ma quando mai ci può riuscire? Solo un idiota come i giudici italiani. Certo, no, venduti. Certo, basta ricordare sempre, lo dico sempre, cari giudici, io sono qua, quando volete vi vengo a sputare in faccia, e vi dico che 4.700 giudici italiani di ogni livello, ordine e grado fanno complessivamente in un anno 350.000 processi, vale a dire 19 processi pro capite all'anno, non al mese o a settimana, meglio ancora. No, 19 processi all'anno, cioè significa un processo e mezzo al mese. Io vorrei concludere la lettura di questo pezzetto qui, perché è ovviamente importante e significativo, e mi stupisce che tu non ti ricordi quando noi arrivammo lì, vedemmo, perché eravamo andati a fare un video a Villa Torlonia. Non era quel giorno lì, eri con Giuseppe, perché a Villa Torlonia ci siamo andati solo un giorno io e te, ma solo là. Va bene. Quel giorno lì eravamo andati all'edificio, all'immobile, a contattare Spano, che era lì vicino. Lì vicino, ecco. Va bene. Allora, tutta questa questione, io adesso non ve la voglio trattare, però... No, eravamo andati al Ministero dei Trasporti e dell'Industria, che stava lì all'inizio di Via Nomentana. Hai ragione. I legali di Occhio Nero, la polizia ha forzato lo spazio web degli USA. Qui sta uscendo fuori un discorso abbastanza interessante, ma non ci interessa, perché questo è un discorso che riguarda spionaggio, interferenza nell'elezione dell'Italia, ma Trump ha perfettamente ragione. L'utilizzo da parte dei servizi segreti russi, esatto, di alcuni personaggi, in particolare di un professore universitario, hanno fatto da mediatori con gli americani. Sì, ma praticamente a questo punto di vista, giustamente, siccome la polemica è in previsione delle prossime elezioni, giustamente Trump vuole mettere le mani avanti, avere un'idea chiara e poter esporre chiaramente questa questione. Uno strumento da controbattere, sì, da controdedurre con gli attacchi che subirà. Sì, ma praticamente è una situazione in cui si dimostra in maniera molto chiara che sono tutte operazioni portate avanti dai Clinton. Comunque qui c'è sempre un articolo in cui c'è scritto... Ricordiamo che i Clinton sono una famiglia di banchieri, non ce lo scordiamo mai, ma non da oggi, da 300 anni, anzi più, 350 anni. E Clinton, quello però non è mai, nessuno mai, in nessun giornale che mi ricordi io, o un telegiornale, un video, una trasmissione radiofonica, ho mai sentito dire che i Clinton sono una dinastia di banchieri. Certamente. Sarà un caso? Anche perché Clinton, diciamolo in maniera molto chiara, risulta essere figlio, diciamo così, adulterino di una cameriera di Rockefeller. Ma comunque la questione la lasciamo alla vostra fantasia, perché non ci interessa. Ricordiamoci però questo articolo. Come si fa a fare un gioco mettendo i piedi su 20 staffe? Chiaro? No, ne dico un'altra. Allora, voi lo sapete che molto spesso quando fanno le campagne telefoniche
le compagnie telefoniche vi fanno telefonare dall'Albania, dalla Romania, certo, dalla Slovenia, dal Montenegro. Allora, la gestione di dati italiani all'estero è vietata per legge. Altro che violazione della legge sulla privacy, come vi dicono voi, se tu dici dai gli elementi anagrafici di una persona sei fregato, perché non è legale, cioè. È legale che le compagnie telefoniche facciano telefonare, diano elenchi telefonici con i dati di residenza, di età, perché di dall'India, fascia, dal Pakistan. O dal Pakistan. Dove sta la legge in quel caso lì? Dove stanno i tutori della legge? Sarà più grave che io trasgredisco o sarà più grave che trasgredisci una compagnia multinazionale con milioni di dati a disposizione, sì, dello straniero, come ad esempio qua del russo, no? Cioè siamo veramente una nullità, come si dice? Una nullità evanescente, gestita da pagliacci. Certo. Allora, voglio concludere perché è molto bello. Ed è qui. Dunque, in Italia, della piccola isola del Mediterraneo, è il 27 novembre 1999, passano pochi mesi e il 16 giugno 2000 l'Università di Malta e l'avevi letto lì te? Sì, e la società per la gestione della Link Campus, Università of Malta S.P.A. Oh, ricordiamoci che accademici, professori, ce ne sono vari di nostra conoscenza e noti al pubblico. Uno tra l'altro si è morto in una maniera molto strana. Che insegnano. Che invece è una persona molto. No, molto. Che dicono che insegnano in questa università, sì, e qualcuno che è stato preso col sorcio in bocca ha smentito e ha detto no, io in quella università non ci sono mai andato. Ma leggiamo qui, c'è scritto. Ah, c'è scritto? No, non lo sapevo. Allora, Campus Università of Malta, perché la Università di Malta ha un nome siciliano, questo presidente dell'ONU. Denunciata. Per esami falsi, c'è il processo in corso. Ma lo sappiamo perché, è scritto, guarda. Io mi ricordavo appunto che ero... Vabbè, non è l'unica, eh. Vabbè, alla Sapienza, come no. All'epoca mia sì, e come? Mi beccavano col sorso in bocca, ma li condannavano pure. Soprattutto i ragazzi, quando la davano via, l'esame lo passavano. Sì. Prova a chiedergli al tuo figlio. No, nel caso mio figlio no, perché lì le cose non sono mai andate in questo senso. Vabbè, però lui le sa. No, insomma, l'avrebbe detto. No, non direi di no. In quel settore lì. A lettere funzionava così. A lettere sì. Perché a lettere c'ero fior di figli di mignotta, di stronzi, di gente politicamente eletta, nominata professore per ragioni politiche, li conosciamo. Io l'ho mandato a fare perfettamente ricattabili, conosciamo. Vabbè, andiamo avanti. Allora. No, c'era qualcuno buono, per esempio c'era Luigi Tenardi, si era in gamba. Ma sì, ma c'era un sacco di gente in gamba, sì, sicuramente. No, però lì il gioco, cioè, è diverso, un culto è una facoltà scientifica. Puramente scientifica, dove se non sai il mestiere non vai avanti. No, non vai avanti comunque, perché il mestiere lo devi sapere. È un conto solo delle facoltà dove te puoi inventare quello che ti pare. Okay. Allora, sono letteralmente mangiato dagli insetti. Chiudiamola. Allora, partiamo di qui, le riconosce lo status di filiazione in Italia dell'Università della Piccola Isola del Mediterraneo. È il 27 novembre 1999, passano pochi mesi e il 16 giugno 2000 l'Università di Malta e la società per la gestione della Link Campus Università of Malta S.P.A. costituiscono davanti a un notaio della capitale la Link Campus, società consortile a responsabilità limitata con un capitale sociale di 10.000 euro, diviso per il 90% all'Università di Malta e per il restante 10% alla SPA. Oh, in quell'ambito lì bisogna dire che c'è pure gente anche conosciuta come economista di fama, come anche viceministro. C'è anche lui, c'è lì. Tranquillo. Ah, vabbè.
superata. Non lo sapevo, giuro che questo articolo mi giunge nuovo, ma ribadisce quello che so io. Superata la fase di start-up, nel 2006 la società consortile si trasforma in fondazione con una dotazione finanziaria di 100.000 euro messa a disposizione dalla Linke Campus Università of Malta S.P.A. E ti immagini, per i Cavalieri di Malta 100.000 euro sono una scartina. Basta che vendano un po' di francobolli e un po' di monete. Un po' di droga sono pure. Da allora l'Ateneo ha allargato la sua offerta formativa puntando su corsi di laurea legati al mondo della pubblica amministrazione e alla scienza della sicurezza. Negli ultimi tempi la Link ha offerto al Movimento 5 Stelle numerosi quadri dirigenti. Era lì che volevi arrivare. Fra cui ci sono personaggi che si conoscono l'ex bene. L'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta è stata ad esempio vice direttrice del Master in Intelligence dell'Ateneo. Il Master Intelligence. Pensa un genio la Trenta. Pensa che cazzo. E pensa alla 40. La 40 cazzo. Se lei è un genio. Vai, no, vai. È proprio della 30, è stata assistente al Ministero per la gestione degli aspetti linguistici, niente meno, la giovane docente Veronica Fortuzzi. Veronica, che suoni la fisarmonica, ti intendi anche di lingue. Mi slinguazzate. Certo, indagata dalla Procura di Firenze nell'ambito di un filone su presunti esami facili al campus, capito Veronica? Invece di suonare la fisarmonica, Veronica, tu facevi fare gli esami farlocchi a della gente iscritta al 5 Stalle, capito? Il fascicolo per falso raccoglie oltre una quarantina di posizioni, non una, quarantina. Tra studenti, poliziotti, professori, tutor e sindacalisti delle forze di polizia. Mi dici niente? Sindacalisti delle forze di polizia. Ti rendi conto? Veronica, suona sta fisarmonica. L'ipotesi del pubblico ministero, Christine von Borries. Abbiamo anche uno che si chiama a metà tedesco, metà spagnolo, von Borries, è che gli agenti iscritti al corso di laurea triennale in scienza della politica e dei rapporti internazionali nel quadriennio 2016-2019 abbiano sostenuto esami senza la presenza dei professori e con la possibilità di copiare. Ma guarda che strano. E poi insegnano. No, così insegnano. Mi vergogno. L'arte dell'intelligence. No, mi vergogno. Loro che sono intelligence possono anche copiare, visto che sono intelligence, o no? Io che sono stronzo, io che non sono intelligence, ma sono coglioni. Io sempre con la K a scuola e non posso copiare. Ho fatto degli esami pessimi, dei compiti in classe pessimi, ma erano miei. Sono sempre stato desiderato. Comunque era roba mia. Volevo essere punito, ma premiato poi, guarda, per la mia roba. A nessuno di noi all'università ci è stata data la possibilità di copiare. Io devo dire. No, io non avrei mai copiato io. Ma manco, le domande erano formulate in modo tale che tu non avevi il tempo di andare a copiare, da guardare qual era la risposta degli altri, non potevi farlo. Le indagini sono ancora in fase istruttoria e ci auguriamo che vadano alla fine, perché verranno coinvolti moltissimi stalieri. Stalieri del 5 Stalle. Sì. Beh, li manderanno a lavorare gli stalieri, giustamente nelle stalle. Li manderanno a lavorare in altre stalle, magari in Porcini, che è il posto più idoneo per loro. E quando saranno chiuse, di sicuro il tribunale fallimentare avrà già deciso sulla richiesta di Scotti di evitare la bancarotta di una piccola università finita in un gioco
mortale di spie e ricatti. Più di così che cosa dobbiamo dire? Ma io sono con tanti fondatori, con tali fondatori che poteva diventare un letamaio esattamente ma quello che è. Può contare sui prestiti che gli darà? Chi gli darà i prestiti secondo te? Malta. Ma che Malta? Ma che Malta? Oh, vogliamo dimenticare chi è Scotti? Scotti fu colui che andò a perorare la causa da un noto esponente della Camorra che era trattenuto in una particolare galera a Campobasso, il quale garantì a Scotti all'epoca la liberazione di Cirino Pomicino. Bravo! No, Cirino Pomicino. Pomicino. Ma non si chiamava Pomicino. Ciro Cirillo. Ah, Ciro Cirillo, giusto. Un bravo uomo democristiano. Sì, sì. Appartenente. Quando a lui hanno fatto fare la trattativa e la liberazione e Aldo Moro, invece il Parlamento ha detto qui non si tratta, qui la linea dura. È naturale. Linea dura perché doveva morire Moro. È naturale. Un nome omen. Aveva fatto troppi sgarri. Certo. E questo buon signore che risiedeva riveritissimo a Campobasso nelle italiane carceri concesse la sua partecipazione e quindi Ciro Cirillo fu messo in libertà della corrente di Gava, ricordatevelo bene. Certo, i gaviani. Va bene? Dopodiché, cari amici, più di così. E Mastella? Lasciamo stare Mastella. Al momento concediamo Mastella, perché Mastella è un grande, che in buona parte delle cose lui le ha fatte fare la moglie, mica è scemo. Certo. E chiamala prostituzione. Tuttora è sindaco del paese. Sì, eh? Sì. Della cittadina. Sì. Perché il sindaco di Palermo chi è? Certo, di nuovo lui. Il caro Orlandino. Capito? L'uomo dei gesuiti. Non a caso c'è una lotta fra università, a chi si contende di più il più bello del reame. E chi è il più bello? Fra il Sant'Anna, quella di Milano. La Cattolica, la di, Cattolica Milano. Di Milano, la Cattolica di Roma. E poi c'è anche la Link Campus. Poi c'è anche, oltre alla Cattolica a Milano, la Bocconi. Certo, sono certo. Tutti lì, questi cari signori. No, ma da una decina di legislature gravitano tutti attorno a queste università. No, poi c'è Villa Nazareth. Vogliamo dimenticare no, Villa assolutamente no. Dove è stato fa parte dello stesso circuito, però. Sì, dove è stato forgiato, creato il grande capo di governo italiano, soprannominato Giuseppi, che gli americani chiamano Giuseppi. Giuseppi, sì. San Giuseppe. Vabbè, sempre, so long. Speriamo di non avervi annoiato troppo, perché abbiamo divagato Conoscere. Gli amici queste cose le devono conoscere, capito? Certo. Ma infatti dovrebbero domandarsi come mai alla manifestazione di ieri hanno parlato di tutto, anche di sovranità monetaria, ma senza mai spiegare esattamente cosa significano le parole e che senso hanno le parole. C'era quella canzone, no? Son solo tre parole, ma vaffanculo. Questa non l'ho sentita mai. Ce la dico io. Non erano amore, cosa? Cuore, amore e fantasia. No, cuore, amore, l'altra delle tre parole. E gelosia. Che finisce in ore. Vabbè, ragazzi, sempre so long, buon proseguimento, alla prossima occasione. Sì, pace e bene. E ricordatevi sempre che Priapo, il grandio Priapo, è stato accolto ufficialmente in Vaticano, il che è un passo avanti notevolissimo.